Lo sfalcio fatto non si sa quando, questo è il risultato di come viene lasciato. Prendete i marciapiedi invasi dallo sfalcio. Qui addirittura non si capisce cosa è stata rimossa, se è una palma, cos'altro c'è. Questo è il risultato dello sfalcio effettuato, col rischio che la vegetazione finisca sulla carreggiata e con conseguente rischio per gli automobilisti che transitano. E infatti la roba è già finita per strada, basta vederlo. Se questo deve essere attività di sfalcio, oltretutto abbiamo pure uno pneumatico, ecco, qui. Questo è il resto dell'attività di sfalcio. Neanche si pulisce dalla spazzatura, si lascia così, si sfalcia tutto e si lascia che tutto quanto possa invadere la carreggiata stradale.